Un importante tesoro archeologico sequestrato e confiscato dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale è stato restituito alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Torino, 86 reperti in totale. Covid in Piemonte, l'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 3,4%, 0,8% per la terapia intensiva, dati nel complesso migliori di quelli nazionali. Dall'inizio della campagna vaccinale sono somministrate 11 milioni di dosi. Doppia festa in casa di Juve, Andrea. Importante tesoro archeologico sequestrato e confiscato dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale è stato restituito alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Torino. Covid in Piemonte, l'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 3,4%, 0,8% per la terapia intensiva, dati nel complesso migliori di quelli nazionali. Doppia festa in casa Juve, annullati per ora i meno 15 punti e dopo il pareggio contro lo Sporting di Lisbona in Europa League, i bianconeri accedono alla semifinale. Un nuovo polo culturale per i missionari della Consolata che racconta oltre 100 anni di missioni e decine di culture. Ospite in studio padre Stefano Camerlengo, superiore generale dell'Istituto Missionari della Consolata. Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con TG Piemonte. Un'importante collezione archeologica sequestrata e confiscata dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale è stata restituita alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Torino. 86 i reperti di varia natura e provenienza. Il recupero era avvenuto nel novembre del 2019, quando gli eredi di una facoltosa famiglia di origini straniere, però residente a Torino, hanno trovato i manufatti nel corso di una successione. Dalle indagini investigative è emerso che questa collezione era illegale, hanno spiegato i carabinieri. Sentiamo. Celebriamo il recupero di una importante collezione, ma non è l'aspetto investigativo questa volta quello importante, perché si tratta di un recupero, un sequestro e la conseguente confisca di una collezione che è emersa a seguito di una successione ereditaria. Ma la protezione dei beni culturali persegue attraverso un'azione sistematica di azioni di tutela, tra le quali l'attività investigativa è soltanto l'ultima. La protezione dei beni culturali avviene attraverso la valorizzazione, la divulgazione, la riflessione sull'importanza di questi beni ogni qualvolta ve ne sia l'occasione. Questa è la prima parte, che è quella che riguarda l'educazione, la sensibilizzazione. Poi i carabinieri, nell'ambito delle loro attività istituzionali, svolgono anche attività di protezione, di prevenzione e di indagine. Ma oggi è l'occasione per avere l'illustrazione di queste meraviglie che fanno parte del patrimonio italiano. Ora cosa succederà? A seguito della confisca, noi restituiamo al suo originario possessore e proprietario, cioè lo Stato, i beni archeologici illecitamente scavati e commercializzati. La Direzione Generale Archeologia del Ministero della Cultura assegnerà, secondo un criterio di valutazione che solitamente rispetta la provenienza territoriale, i beni che sono stati rinvenuti. Quanti sono e dove sono stati trovati? La collezione è unitaria, che è stata sequestrata nel 2019 in una città vicino a Torino, e la provenienza apula, siciliota, ma anche sarda e anche etrusca, quindi una collezione che ha raggruppato varie provenienze dei beni da tutta Italia. Ci mostra qualcosa? Allora, questi sono i cosiddetti crateri a figure rosse a sfondo nero che venivano utilizzate nel periodo romano e magno greco per il versamento dei vini e dai quali venivano raccolti. E hanno delle caratteristiche particolari, cioè queste figure rosse su sfondo nero individuano una precisa datazione. E ovviamente ve ne sono sia figure rosse su sfondo nero, ma poi abbiamo
anche figure nere su sfondo rosso che sono caratteristiche di un altro periodo. A seconda della foggia, della descrizione dei soggetti, i funzionari archeologici sono in grado di individuare non soltanto con precisione la provenienza, ma per gli elementi più importanti anche addirittura la mano di chi li ha fatti. Tragedia ad Alpignano nel Torinese, dove una donna di 82 anni è morta dopo 4 anni, esattamente come il figlio. Stesso incidente domestico, vediamo. Tragedia ad Alpignano, comune situato a una ventina di chilometri da Torino, dove una donna di 82 anni, Bruna Colombatto, è stata trovata priva di vita mercoledì mattina nel cortile della villetta in cui abitava, situata in una zona tranquilla della cittadina. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Alpignano per gli accertamenti del caso. È emerso che l'anziana sarebbe morta a causa di un incidente domestico avvenuto dopo essere salita su una scala per estirpare le erbacce dal muro perimetrale della casa. La donna però ha perso l'equilibrio precipitando nella bialera che scorre sotto la stessa parete. Queste le spiegazioni dei carabinieri della stazione locale e del medico legale, il quale ha rivelato che è stato fatale il trauma cranico riportato nella caduta. È morta sul colpo. Tragedia nella tragedia, poiché la donna è morta esattamente come il figlio, deceduto 4 anni fa, a seguito di una caduta dal sottotetto, sempre della stessa abitazione, situata in via Philips, mentre stava eseguendo dei lavori. Un volo fatale di 4 metri. Trasportato con l'elisoccorso al CTO di Torino, è mancato 13 giorni dopo il ricovero. L'uomo, Emanuele Colombino, aveva 39 anni ed era noto con il nome d'arte di Wely. Grande la sua passione per la musica rock. Dal 2012 faceva parte di una band musicale, The Well in Tones, di cui era diventato chitarrista, cantante e leader. La sua scomparsa aveva sconvolto Alpignano, dove era molto conosciuto e apprezzato, e il mondo della musica locale. Adesso la tragedia della mamma, che aggiunge ancora più tristezza nel raccontare la storia di questa sfortunata famiglia. Indagini aperte da parte della Procura di Torino sulla sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975, costata la vita a un appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e al ferimento di un altro carabiniere. Il caso è quello noto come sequestro gancia, per cui risulta ora indagato l'ex brigatista Lauro Azzolini. Vediamo. C'è un nome sul tavolo dei pubblici ministeri della Procura di Torino che hanno riaperto le indagini sul sequestro gancia, è quello dell'ex brigatista Lauro Azzolini. Emiliano, oggi a 79 anni, dopo essere stato condannato all'ergastolo per una serie di azioni terroristiche compiute tra il 76 e il 78, si è dissociato ed ha goduto dei benefici di legge previsti, potendo così uscire dal carcere in regime di semilibertà per compiere servizi sociali. Sarebbe quindi lui, ma è solo un'ipotesi, il secondo brigatista che teneva Vallarino Gancia sequestrato alla cascina Spiotta, insieme a Mara Cagol, la moglie di Renato Curcio. Se lo chiedono in procura a Torino, che sta cercando di ricostruire attraverso testimonianze dirette ed analisi del DNA su materiale repertato chi fosse presente in quel luogo il 5 giugno del 1975. Lei, Mara Cagol, c'era di sicuro. Morì nella sparatoria mentre tentava di fuggire con il suo compagno, un fantasma, cui ora, a distanza di quasi 50 anni, si tenta di dare un nome e cognome. Non esitò il secondo brigatista a lanciare almeno una bomba a mano sui carabinieri, che avevano individuato il luogo del sequestro e tenevano i brigatisti sotto mira. Una di queste bombe colpì il tenente Umberto Rocca, ferendolo ad un braccio che perse insieme all'occhio sinistro. L'altro carabiniere colpito da alcuni proiettili fu l'appuntato Giovanni D'Alfonso, che dopo alcuni giorni di agonia in ospedale morì lasciando moglie e 3 figli. Aveva 45 anni. Nessun brigatista, nemmeno tra i dissociati, ha mai saputo o voluto riferire chi fosse il secondo uomo che si dileguò nella boscaglia e dalla quale non pare mai essere uscito. Ora c'è un nome, quello di Lauro Azzolini, che ha però da sempre respinto attraverso i suoi avvocati ogni accusa in merito. Non è infatti la prima volta che viene indagato sul sequestro gancia, finora però senza mai giungere ad elementi sufficienti a celebrare un processo a suo carico.
Due ristoranti controllati dalla polizia a Torino hanno ricevuto un totale di 4.100 euro di sanzioni. Il primo, un ristorante cinese in Corso Rosselli, è stato multato di 2.100 euro perché la cucina aveva le pareti e soffitti anneriti da vapori e la lavastoviglie che avrebbe dovuto esserci non c'era. Il locale deposito alimenti era nel cortile e non aveva i requisiti strutturali e igienici. I congelatori a pozzetto erano sporchi e gli alimenti senza tracciabilità erano in pessimo stato di conservazione. Lo spogliatoio era sporco e pieno di polvere. I pozzetti frigo sono stati sigillati con il divieto di lavorare i prodotti contenuti. Nel ristorante peruviano, multato per 2.000 euro, il locale cucina era in condizioni di pulizia precaria, con sporcizia diffusa sul pavimento, cappa aspirante con colature di grasso e pareti annerite e sporche. I poliziotti hanno poi identificato 69 persone e controllato 26 veicoli. Una persona è stata multata per possesso di droga, un automobilista invece è stato sanzionato per la mancata revisione del veicolo. Parliamo di Covid adesso. In Piemonte l'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 3,4%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,8%, mentre la positività dei tamponi è al 6,6%, dati nel complesso migliori di quelli nazionali. Tra il 14 e il 20 aprile sono state vaccinate oltre 2.000 persone, 41 hanno ricevuto la prima dose, 25 la seconda, 71 la terza, quasi 1.300 la quarta, 960 la quinta dose. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 11 milioni di dosi. In totale i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 1.882 più 136, con un'incidenza, ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti, in debole rialzo, cioè più 7,8%. È stato concordato con le prefetture il testo di un'ordinanza tipo che i sindaci potranno assumere quando riterranno necessario il razionamento dell'acqua per usi non potabili, situazione che al momento potrebbe interessare 40 comuni, soprattutto del Basso Novarese e del VCO. Lo ha detto l'assessore regionale Matteo Marnati dopo la giunta straordinaria dedicata alla siccità con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto. La limitazione dell'acqua non riguarda l'uso delle case, ma l'irrigazione dei giardini, le piscine o altri scopi non prioritari. Decideranno i sindaci. Alcuni comuni hanno già assunto l'ordinanza. Promuovere il territorio piemontese a bordo della nave Costa Diadema in una crociera che dal 21 al 28 maggio toccherà alcuni porti mediterranei in Italia, Francia e Spagna. E questo è l'obiettivo della campagna di Visit Piemonte presentata con Costa Crociere. A bordo delle navi si potranno gustare le eccellenze enogastronomiche del Piemonte. Tutto pronto per la campagna intitolata La crociera del Piemonte e delle sue eccellenze, un'occasione importante per il territorio piemontese. È una grande opportunità perché è un'opportunità di farsi conoscere al mercato internazionale, come dicevano i signori di Costa Crociere avremo un mercato variopinto perché comunque gli ospiti della crociera ci saranno degli italiani, ci saranno gli spagnoli, ci saranno i francesi e ci saranno persone del nord Europa, ci saranno persone con un pubblico veramente internazionale, quindi ci sarà modo di farci conoscere al pubblico internazionale anche a livello B2C. In che modo si potranno conoscere le eccellenze piemontesi? Si potranno conoscere con una cena dedicata alle eccellenze piemontese, a uno show cooking, poi ci saranno le nostre ATL, ognuna con un suo desk, e avranno modo durante tutta la navigazione di farsi conoscere direttamente a tutti gli ospiti. Inoltre durante il giorno di navigazione ci sarà un momento di presentazione di tutti i territori a cura della TL. Stiamo lavorando con Costa Crociere perché continui, perché noi siamo una regione molto importante, abbiamo una compagnia di navigazione importante che batte bandiera italiana e quindi crediamo molto su questa opportunità. Si parte il 21 maggio? Si parte il 21 maggio per 7 giorni su Costa Diadema, una nave bellissima, recentemente ristrutturata, a cui abbiamo aggiunto delle eccellenti esperienze sulla parte così enogastronomica e di cui siamo particolarmente orgogliosi. Si parte il 21 maggio per 7 giorni in una crociera che toccherà porti italiani, spagnoli e francesi, in cui offriremo una cena che è stata disegnata con la Regione Piemonte e con i nostri chef,
per fare apprezzare a tutti le eccellenze gastronomiche della regione Piemonte. Eccellenze enogastronomiche legate a diverse zone, viene in mente Langhe, Monferrato, Roero. Sì, sì, anche l'Alessandrino, quindi cerchiamo di fare apprezzare a tutti i nostri ospiti la varietà di offerta gastronomica che questa regione meravigliosa offre e di invogliarli a venire ad esplorare questi territori. Si pensi che in media 6 persone su 10 dei nostri ospiti dichiarano di voler tornare a visitare le aree che visitano durante la crociera. Sulla linea Torino-Bardonecchia sono in programma interventi di manutenzione straordinaria nel fine settimana del 22, 23 e del 29, 30 aprile per consentire l'attività a opera di Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS nella stazione di Bardonecchia. Alcuni regionali della linea SFM3 verranno sostituiti da bus nella tratta Salbertrand-Bardonecchia. In particolare il treno 26990 in partenza da Torino-Porta Nuova alle 20:15 verrà sostituito da bus da Salbertrand a Bardonecchia, così come il treno 26997 delle 22:21 da Bardonecchia è sostituito da autobus fino a Salbertrand con partenza anticipata da Bardonecchia alle 22. I sistemi di vendita dell'impresa ferroviaria sono aggiornati con il nuovo programma di circolazione. E Trenitalia, in occasione del Salone del Mobile di Milano, organizza 2 treni straordinari di andata e ritorno sabato 22 e domenica 23 aprile. Si sommano all'offerta ordinaria del regionale di Trenitalia per offrire ulteriori soluzioni di viaggio sulla linea Torino-Milano. Questi gli orari: Torino-Porta Nuova partenza alle 9:01, arrivo a Milano-Certosa alle 10:49. Partenza da Milano Certosa alle 14:28, arrivo a Torino Porta Nuova alle 16:53. Entrambi i treni, organizzati per agevolare la partecipazione agli eventi della Milano Design Week, fermeranno a Rho Fiera. Sui binari viaggeranno i nuovi treni ROC, progettati con tecnologie di ultima generazione e composti per il 97% di materiali riciclabili, con punti dedicati alla raccolta differenziata. ECOS, i luoghi e la musica, storica rassegna musicale che invita alla scoperta dei tanti tesori artistici sparsi nella provincia di Alessandria, compie 25 anni. La presentazione di un'edizione davvero speciale, grazie anche al contributo della Fondazione Cassa del Risparmio di Alessandria, è stata fatta nel broletto di Palazzo Invetus. Vediamo. I luoghi d'arte del territorio, come palcoscenico di concerti, organizzato dall'associazione musicale Onda Sonora di Alessandria, ECOS 2023, si presenta con la sua 25esima edizione, particolarmente ricca di eventi. Direttore, questa è un'edizione speciale di ECOS, sono i 25 anni, ecco, come l'avete onorata? Abbiamo onorata con un programma veramente speciale, il migliore, credo, di sempre della storia di questa manifestazione, sia dal punto di vista numerico, del numero dei concerti, della loro importanza, dell'importanza dei musicisti invitati, della varietà e della ricchezza dei luoghi che ospiteranno i concerti, quindi è sicuramente un'edizione celebrativa del Festival ECOS. E poi l'abbiamo onorata attraverso un libro, un volume che ripercorre la storia di questi 25 anni di festival. I luoghi, la musica, musica di livello internazionale. In questa edizione naturalmente musicisti di straordinaria levatura, ma anche tanti giovani musicisti che si affacciano al palcoscenico per calcarlo da protagonisti. Io posso con orgoglio dire che attraverso il Festival ECOS negli anni sono passati musicisti che adesso stanno svolgendo una straordinaria carriera, e questo è un altro motivo di soddisfazione e di orgoglio. E poi abbiamo naturalmente i fuoriclasse, Alexander Longwich, abbiamo il quartetto della Filarmonica Teatro Reggio Torino, lo Smetana Trio, che è uno dei migliori tri classici d'Europa, Francesco Manara, che è la spalla del teatro alla Scala di Milano. E chiuderemo con Michele Placido, l'attore notissimo, che farà uno spettacolo musicale e teatrale dedicato a Schubert. Ospiti grandi artisti internazionali, ma anche giovani di grande talento. Non mancherà il consueto programma di aperture straordinarie e visite guidate.
Il Festival Ecos ormai è una tradizione, è giunta la sua 25esima edizione e valorizza molto la musica e anche il territorio, anzi unitamente la musica e il territorio, per questo è molto importante. Per la 25esima edizione abbiamo pensato di fare un'edizione un po' particolare, c'è stata la pubblicazione di un libro e gli eventi sono ben 20 nel giro di un paio di mesi, quindi un grazie agli organizzatori, un grazie al maestro Marchegiani e un grazie a tutti coloro che hanno lavorato per rendere più conosciuto e più ammirato il nostro territorio e la musica. Leonardo, visto e raccontato dalla Monna Lisa e quanto propone il musical Da Vinci by Lisa, a Romantic Rock Musical, il 3 e 4 maggio al Teatro Don Bosco di Rivoli nel Torinese, per la regia di Fulvio Crivello, musiche di Paolo Barilari, liriche di Paolo Barilari e Fulvio Crivello. A dar voce alla Gioconda e Chiara Canziana, voce giovane a Sanremo nel 2009 e da allora attrice in diversi spettacoli. Leonardo è interpretato dal poliedrico Sergio Moses, già Mosè nel Colossali 10 Comandamenti e finalista a Sanremo Giovani nel 2001. Doppia festa per la Juventus, che ritrova per ora i 15 punti che erano stati tolti dalla Corte federale il 20 gennaio scorso. La palla torna dunque alla Corte d'Appello, che dovrà fornire maggiori motivazioni. Intanto a Lisbona la squadra ha conquistato la semifinale di Europa League pareggiando contro lo Sporting Lisbona. Vediamo. La Juve ritrova per ora i 15 punti tolti dalla classifica della FIGC per il caso plusvalenze e torna terza in classifica, ma il rinvio per rideterminazione alla Federcalcio decretato da collegio di garanzia presso il CONI più che una vittoria appare un pareggio nell'era dei tre punti. La palla torna infatti ora alla Corte d'Appello federale, che secondo le indicazioni dei giudici presieduti da Gabriele Sandulli potranno confermare meno 15 motivandolo o, in assenza di una più precisa definizione delle responsabilità dei dirigenti bianconeri, modulare la pena. Per noi i punti sono sempre stati 59, si è limitato a dire Allegri parlando della squadra. Ma nella vicenda infinita che cambia la classifica e lascia suspense sulla stagione bianconera e sulla corsa ai posti per la Champions League del prossimo anno, serviranno al massimo 45 giorni per capire se il pareggio di ieri sia alla fine una vittoria o una sconfitta. In sostanza la Corte, in una composizione diversa, dovrà chiarire quale peso abbiano avuto nella scelta del meno 15 i dirigenti, se i consiglieri come Nedved, Garimberti e Vellano assolti non avevano responsabilità e il peso ricade tutto sui quattro per i quali la condanna è stata confermata, il meno 15 ha di che essere motivato. Il collegio ha tempo fino a 30 giorni per pubblicare le sue motivazioni, poi serviranno 15 giorni per la decisione della nuova Corte. In linea teorica c'è tempo perché l'eventuale afflittività ricada sul campionato che chiude il 4 giugno. Insomma, a oggi Napoli 75, Lazio 61, Juve 59, Roma 56. Ma tutto è ancora da vedere. E nel giorno della sentenza sul meno 15 arriva anche il pareggio sul campo che proietta la Juventus in semifinale di Europa League. Ai bianconeri è infatti bastato l'1-1 ottenuto a Lisbona dopo l'1-0 di Torino per eliminare lo Sporting. Allegri in semifinale si troverà di fronte il Siviglia, che ha travolto a sorpresa il Manchester United. Alla fine però la missione è compiuta. La strada in Europa League, altra porta per la Champions, è ancora aperta. La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell'Inter sulla squalifica di Romelu Lukaku, espulso per doppia ammonizione a seguito dell'esultanza polemica sotto la curva della Juventus in occasione della rete dell'1-1 nella semifinale di andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium. Il belga salterà così la sfida di ritorno in programma mercoledì 26 aprile alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. E se i tifosi bianconeri sono felici per la restituzione dei 15 punti di penalità, i tifosi granata al contrario ne sono delusi, in parte per ovvi motivi di rivalità cittadina, ma soprattutto perché la nuova classifica fa precipitare il Torino a 10 punti dalla zona Europa, tema che sarà ampiamente dibattuto anche stasera a Orgoglio Granata del venerdì in onda dalle 21 su GRP.
Quando la Juventus fu penalizzata, il Torino era a meno 11 punti a zona europea, per poi trovarsi magicamente ad un passo dal settimo posto. Oggi che alla Juventus sono stati restituiti i 15 punti di penalità, il Torino precipita a 10 punti dal settimo posto, che vale la Conference League. Dunque, il campionato del Torino è virtualmente finito e le ultime 8 partite serviranno soltanto per la gloria. Gloria che il Torino può già ottenere contro la Lazio, che rimane al suo posto in classifica, anche se i biancocelesti saranno privi di Ciro Immobile, vittima di un incidente automobilistico nei giorni scorsi. Immobile è stato protagonista del Torino nel 2013-14, con cui divenne capocannoniere del campionato, ma l'anno dopo andò subito via al Borussia Dortmund. Il Torino per la sfida contro la Lazio, che lo scorso anno sta vincendo 1-0 sino al 95esimo, gol di Pietro Pellegri e pareggio nel finale proprio di Immobile, ritrova in difesa l'olandese Schurs, che ha scontato la squalifica. Dunque Schurs torna al centro della difesa e Buongiorno al suo fianco con il ballottaggio Gigi Cravion sul centro-destra. A questo punto Rodriguez può risalire sulla fascia sulla destra dalla parte opposta a Singo, mentre rimane il dubbio dei centrocampisti, perché ultimamente io ho provato Vlasic a centrocampo, una posizione che non ha convinto moltissimo né il giocatore né la critica, ma Vlasic potrebbe essere proposto proprio a fianco di Ilic. Come sottopunte ovviamente Mianciuk, il favorito numero uno, insieme con Radonic, per sostenere Toni Sanabria, che contro la Lazio cerca il suo decimo gol in campionato. Ora le previsioni del tempo in collaborazione con Trebimeteo. Dopo avremo ospite padre Stefano Camerlengo, superiore generale dell'Istituto Missionari della Consolata. A seguire la rubrica In Salute. Restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In serata, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Seconda parte del nostro telegiornale, uno spazio dedicato al dialogo e alla conoscenza delle civiltà e dei popoli attraverso un allestimento multimediale, ma anche con oggetti e testimonianze, di 100 anni di presenza missionaria nel mondo. E parliamo dei missionari della Consolata che hanno creato, pensato a questo nuovo polo culturale, e culturale sia in senso stretto, ma nel senso della cosiddetta cultura alta, ma anche in senso antropologico, perché parliamo di decine e decine di culture diverse che erano tutte le parti del mondo presenti qui a Torino. D'altra parte Torino ha una bella storia, una bella tradizione in questo senso, con le missioni e con l'apertura al mondo, quindi ci fa particolarmente piacere raccontarvela, e in realtà non ve la racconto io ovviamente, ma padre Stefano Camerlengo, che è venuto a trovarci e che ringrazio molto per essere qui, che è il superiore generale dell'Istituto Missionari della Consolata, quindi che gira davvero tanto per il mondo, e quindi siamo riusciti a incrociarlo e la ringrazio davvero per averci dedicato questo tempo. Grazie, benvenuto. Allora, inizierei proprio da questo, no? Uno spazio culturale un po' nei luoghi dove i missionari della Consolata hanno iniziato, no? La loro attività, che è un po' il punto per fare un riassunto di tutti questi anni di attività, ma anche un'apertura alla città stessa. Benissimo. Il nostro fondatore, il Beato Giuseppe Alamano, era un prete della diocesi di Torino, abbastanza quotato perché era un grande professore anche di morale, e lo dice bene lui nei suoi scritti, dice: potevo ritirarmi in un luogo tranquillo e aspettare la buona morte, e invece ho pensato di fondare non soltanto un istituto, ma ben due istituti missionari della Consolata, legati al nome appunto del santuario di cui lui era il rettore. Perché questa idea? Perché giustamente era un uomo di visione, un uomo che capiva che il mondo non poteva fermarsi e limitarsi a Torino e dintorni, ma il mondo era molto più grande, più vasto,
E allora voleva aprire alla diocesi di Torino in quel caso, ma anche alla città di Torino, aprirla al mondo. E come lo fa? Lui era l'incaricato di seguire i sacerdoti che uscivano dal seminario e poi si impiegavano nella pastorale. E quindi conosceva le persone e vedeva che c'erano degli spiriti che trovavano in Torino un ambiente piccolo, un po' limitato, per cui avrebbero voluto aprirsi all'universo. E allora la fonda questo istituto. E la cosa interessante, siamo appunto, dicevo, nel 1901, un'epoca abbastanza particolare della nostra storia, quest'uomo non guarda soltanto allo spirituale, che certamente era la sua preoccupazione, certo, come prete, ma guarda anche alla formazione umana. E lui parlava: dovete fare degli uomini prima di tutto e poi dei cristiani. Dovete cercare di trasmettere anche il valore delle cose, il valore dell'acqua. Per esempio, i nostri missionari sono andati in zone deserti che hanno portato delle fontane, hanno portato delle tubature, hanno creato delle possibilità di avvicinarsi all'acqua. E così all'elettricità, e così a tante altre cose. Il primo trasporto da Torino, una falegnameria trasportata in pieno centro del Kenya. Quindi, per dire, il fondatore ha visto questo e ha insegnato ai nostri missionari i mestieri, tra cui la fotografia. E grazie a questo noi oggi abbiamo un capitale enorme, abbiamo più di 500.000 foto raccolte dai nostri missionari, e le foto come si facevano allora, con i vetrini, certo, che sono un'opera d'arte che già rimane in valore in sé. Quindi questo missionario ha avuto questa visione, i missionari sono partiti, e da Torino sono partiti. E noi cosa vogliamo fare adesso? Vogliamo riportare a Torino, per questo legame che abbiamo a livello di memoria storica con questa città, riportare quello che è stato il lavoro, lo sforzo, gli incontri, i viaggi dei nostri missionari. Quindi stiamo vedendo intanto delle immagini, giustamente diceva, le foto, alcune le abbiamo visto, soprattutto immagini d'epoca, probabilmente in quei casi erano le prime foto in assoluto scattate in alcuni luoghi o con alcune popolazioni, no? Immagino. E poi intanto vedo anche degli foto più contemporanee naturalmente, e anche degli oggetti, perché come si diceva non è solo fotografica. Esatto, i missionari giustamente stimolati dal fondatore poi si legavano a degli oggetti, a dei segni, che fa parte di questo grande e immenso patrimonio che abbiamo e che ci ha caratterizzato con la nostra presenza, il nostro stile di stare tra i popoli, dove non si è andato per comandare, non si è andato per imporre, non si è andato per insegnare, ma si è andato per imparare, dove si è andato per ascoltare, per cercare di cogliere il cuore delle culture. E in questo incontro il fondatore era veramente uno specialista, uno che non è mai partito da Torino, per problemi di malattia, però che ha segnato la storia non soltanto di Torino, ma penso anche della Chiesa Cattolica e Mondiale, perché questi missionari adesso siamo ancora un migliaio, che siamo, pensate, di 27 nazionalità diverse e lavoriamo in 28 nazionalità diverse dei 4 continenti. Credo che già soltanto dire questo vuol dire universalità, fraternità universale, vuol dire respiro mondiale. Certo, ecco, infatti poi il tema è, tanto possiamo continuare a vedere le immagini, tanto così ci facciamo un'idea, ma il tema è estremamente interessante e anche molto delicato, mi permetta, perché in fondo si pensano ai missionari come coloro che andavano magari in alcuni posti, forse alcuni film non hanno neanche raccontato nel modo migliore, però che andavano in alcuni posti e imponevano in qualche modo il proprio pensiero utilizzando qualsiasi strumento. In realtà sappiamo poi che, insomma, basta andare a documentarsi, non è proprio così. Però insomma è difficile, no, integrarsi, andare in culture molto diverse, continuare col proprio obiettivo spirituale, ma al tempo stesso essere vicini alla conoscenza, alla cultura di quelle persone. È molto difficile, ma molto anche entusiasmante, perché il nostro fondatore questo ce l'ha insegnato. Porto un esempio forte, però per capire. A un certo punto, a quel tempo, la moda, perdonatemi questo termine, però per far capire un pochino la situazione, era che il bianco era il padrone e aveva anche dei modi a volte violenti per imporre, certo, la sua idea. Capitò l'esempio di un missionario che purtroppo, preso un po' dalla rabbia, dal momento, tentò di muovere le mani verso un africano.
Il fondatore intervenne subito, c'è una lettera tremenda su questo, dove dice questo missionario ritorni e sia espulso dall'istituto e se sento episodi del genere io intervenirò di persona. Quindi fa capire la sensibilità di quest'uomo che in un andazzo di quel tempo, certo, quindi bisogna collegarlo nel tempo, ovvio, come tutte le però, cose. Esatto, come tutte le cose, però fa capire che no, qui stiamo andando verso popoli, verso persone che meritano il massimo di rispetto, il massimo di attenzione da parte nostra, altrimenti non se ne fa niente e non impariamo niente. Quindi è un uomo che ha capito subito che il rispetto, la solidarietà, il camminare insieme era parte della missione. E quello che parliamo oggi di interculturalità, sì, di incontro tra i popoli, di multiculturalità, di ricchezza, della diversità, perché la diversità ci fa sempre più ricchi, e questo in parole diverse, però lui l'aveva già intuito. Tant'è vero che alcuni suoi missionari hanno cominciato a parlare di parole come inculturazione, che non si usavano ancora a quel tempo, però hanno aperto dei cammini che oggi fanno parte del patrimonio anche ecclesiale del mondo. Insomma. Certo, ma a livello anche culturale, come si diceva, quanto è cambiato il modo di fare missioni? Probabilmente quando il fondatore, all'epoca del fondatore o negli anni immediatamente successivi si arrivava in posti dove non si era mai neanche visto, no? Una persona che arrivava da così lontano. Adesso immagino che le cose siano diverse, c'è internet, ci sono posti lontanissimi dove magari hanno internet e poi non hanno altre cose, ma insomma quello arriva. Quindi le chiedo, quanto è cambiato, come è cambiato anche la vostra missione, il vostro modo di agire? Ma certamente il mondo è cambiato moltissimo e quindi la missione deve cambiare e sta cambiando ed è cambiata, ma sono cambiati anche i missionari, quindi questa è un pochino, certo, la prima fortuna, no? Perché i missionari sono figli di questo mondo, di questa, certo, terra, di queste culture e chiaramente portano la loro ricchezza. Certamente con le novità c'è molto da imparare, c'è anche molto da apprendere dal passato, infatti per noi è fondamentale questo legame con il passato, che il passato, dice qualcuno, non è una radice da coltivare perché altrimenti se la tiri fuori dall'acqua muore, ma è un terreno da vangare, da rivangare, perché da lì nasce il futuro. Cioè per noi la memoria è qualcosa di fondamentale, non possiamo costruire il futuro senza la memoria. Da lì vediamo anche le opere che mettiamo a disposizione, questo polo vorrebbe proprio aiutarci a recuperare la memoria per costruire il futuro e allo stesso tempo però valorizzare le situazioni attuali che stiamo vivendo, quindi questo discorso di interculturalità, di questa ricchezza di imparare dall'altro per noi è veramente fa parte del nostro mondo. Tant'è vero che la nostra formazione è internazionale. Un giovane che si presenta nel nostro istituto e prima fa le prime tappe nel suo paese, poi va a livello continentale, quindi in Africa, in America o in Europa, secondo quale continente appartiene, e poi dopo le ultime tappe sono internazionali. Ah, ecco. Quindi un giovane, per dire, dell'Africa viene catapultato in America Latina e si forma lì. Sì. Per gli ultimi anni, prima arrivare missionario a tempo pieno e quindi poi eventualmente essere inviato in Asia, quindi cambiando, sì, ancora. Senta, ma siamo già quasi in chiusura, ma non posso non chiederglielo, ma come si sente lei stesso in questo periodo in cui torniamo con quasi a volte c'è cioè quasi un entusiasmo da parte di alcuni media a parlare di guerra, di armi. Ora sappiamo purtroppo che le guerre non si sono mai fermate, noi in Europa eravamo messi un po' meglio, ma insomma in altre zone purtroppo pensiamo all'Africa, ma anche all'Asia, le guerre non si sono mai fermate. Ma questo tornare quasi a una cultura della guerra, lei come lo vive, che ha dedicato tutta la sua vita a far missioni? No, questo sentire certi discorsi, questo vedere la guerra e partecipare, perché poi la guerra, noi parliamo molto della guerra vicina ed è giusto, della Russia e Ucraina, però ci sono delle vecchie guerre che noi missionari infatti, purtroppo stiamo dentro. Ebbene, questo fa molto male, fa molto soffrire certamente e ti fa pensare quando alla fine poi l'uomo o noi come umanità impariamo poco dalla storia. Si dice come slogan la storia maestra della vita, ma poi in effetti vediamo che impariamo molto poco, perché torniamo sugli stessi sbagli, gli stessi errori. E quindi io credo che è bene che ci sia qualche discorso alternativo, qualche persona, come tentiamo di fare noi col polo, oggettivamente.
cioè che cerca di fare un discorso nuovo, diverso, dove l'altro non è per forza un nemico, ma è un amico su cui posso contare, con cui posso camminare, dove la cultura dell'altro non è per forza una barzelletta o qualcosa da prendere in giro, ma è una ricchezza grande che mi insegna qualcosa. Ecco, dove io posso veramente imparare dall'altro, e questo vorrebbe essere il polo, cioè nella città dire: ragazzi, guardate che c'è un modo diverso di pensare e di vivere. Io l'altro giorno nell'inaugurazione ho citato una frase del Cardinal Martini che vorrei riprendere qui. Certo. Martini dice che il mondo, il Cardinal Martini dice, il mondo non si divide tra i credenti e i non credenti, ma il mondo si divide tra quelli che pensano e quelli che non pensano, i pensatori e chi non pensa. Ecco, il polo vorrebbe aiutare a pensare diverso, a pensare che l'altro è una ricchezza, è un amico, un compagno di viaggio e non necessariamente un nemico da eliminare. Speriamo di farcela, e che sia questa una proposta veramente per tutti, aperta a tutti, al di là delle fedi, al di là delle concezioni della vita, perché poi proprio incontrandosi tutti impariamo, e nell'umiltà tutti possiamo costruire meglio il nostro futuro, la nostra vita. È questo che vogliamo dire, quindi la missione cambia, certamente cambia, però non ci spaventa, perché io sono sempre un po' dell'avviso di quel vecchietto che sta un pochino verso la fine della sua vita, la moglie dice: senti, ma che cosa vuoi, che cosa pensi? Dice: guarda, vai a casa e prepara la tavola e metti i cucchiaini. Ma cosa servono i cucchiaini? Dice: perché quando ero invitato da qualche parte e andavo e vedevo che c'erano i cucchiaini, pensavo: ah, il meglio deve ancora venire. Ecco, io credo che questo, okay, il meglio deve ancora venire. Bene, mi sembra un ottimo auspicio, così come il suo invito, che ha giustamente detto, peraltro citando Martini, che sicuramente è stato uno dei più illuminati pensatori italiani contemporanei, indipendentemente dal discorso legato alla fede. Stiamo parlando, certo, come diceva, di pensiero. E quindi la stessa idea è legata appunto a questo polo culturale, possibile grazie al supporto della Fondazione CRT, mi sembra anche giusto dirlo, che sarà aperta a partire dal 10 giugno, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Credo di aver detto, comunque andate sul sito, andate a vedere, poi trovate tutti i dettagli. E grazie davvero a padre Stefano Camerlengo, superiore generale dell'Istituto Missionale della Consolata, grazie per essere stato qui con noi. Buone missioni. Dove va la prossima missione? Dove va a trovare? Ci troveremo fine maggio . E il mese di giugno ci troviamo una cinquantina di missionari a Roma a fare il punto della situazione, a leggere la realtà e a domandarci: e beh, adesso come vogliamo costruire il meglio che deve venire? Ecco, vedete, il futuro di cui parlavamo. Grazie ancora a padre Stefano Camerlengo, quindi mi raccomando, andate a vedere, perché insomma ne vale davvero la pena, quindi il polo culturale e dei missionari della Consolata. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con GRP.